L'incipit della storia è scoppiettante e zeppo di sagace umorismo tra Paperino che continua ad annuire inebetito, quasi lobotomizzato, in soggezione alla presenza di Zio Paperone, per poi esplodere in un sonoro no al sentir nominare l'unicorno, e Quiquoquà e il cugino Gastone che pensano che Paperone voglia mettere in gabbia Paperino. È interessante notare come Gastone in questa storia sia già pienamente fortunato, mentre invece nelle primissime apparizioni Barks lo aveva dipinto più come un damerino un po' sbruffone. Anche in questo caso Barks cerca di sbeffeggiare miti e leggende del passato, cercando di strappare loro quel velo di sacralità che le ricopre. Non fa eccezione l'unicorno, che l'uomo dei paperi rende protagonista di diversi momenti comici e che rappresenta con un aspetto piuttosto semplice, quasi banale. È semplicemente un cavallo con una barba caprina e la coda un po' più lunga, e i coloristi enfatizzeranno questa cosa colorandone il manto di uno spento grigio. Segnalo, giusto per completezza, un altro tipo di iconografia dell'unicorno, tratteggiata dallo scrittore latino Plinio, per cui il monocero, così è chiamato, era l'incrocio di diverse bestie. Un corpo di un cavallo con la testa da cervo, le zampe di elefante e la coda da cinghiale. Nella storia viene menzionata la mitica Shangri-La, parodia della quasi omonima città presente in Orizzonti Perduti. La curiosità sta nel fatto che quando Karl Barks si ritroverà a maneggiare la stessa materia narrativa in Zio Paperone la dollar allergia, darà curiosamente alla stessa città un nome diverso, ossia Trallalla o Trulla. I siparietti tra Paperino e Gastone sono veramente esilaranti, soprattutto quando quest'ultimo si traveste da fakiro straccione e permalosissimo, il grandissimo Mustafa Carità, che sostiene di conoscere l'ubicazione dell'unicorno. Qui qua e qua sono in questo periodo a metà tra dei bimbi pestiferi e dei saggi aiutanti, per un connubio davvero piacevole a cui assistere, che ne rende assai dinamico il rapporto con Paperino. L'India e le sue montagne sono tratteggiate meravigliosamente da Barks con chiaroscuri immemorabili e dovizie di particolari, come è solito fare per le ambientazioni esotiche dove prendono piede le sue storie e per il quale deve ringraziare la sua documentazione su National Geographic, di cui è un avido lettore. In questa storia, grande importanza hanno le sue canoniche silhouette contrastate, data la dovizia di scene notturne, delle quali in questo modo è aumentata la drammaticità. Il finale, soddisfacente e degno di nota, vede per una volta Paperino trionfare su tutta la linea e prendersi una bella rivincita sul cugino Gastone. La bellezza, però, sta anche nel come Karl Barks decide di raccontare la storia. Sul finale, per esempio, è rappresentato molto bene con il dovuto cambio di inquadratura e i giusti punti di vista che instaurano diversi rapporti di forza nell'immagine, il momento in cui i paperi capiranno di poter risolvere l'inappetenza che affligge l'unicorno.